Io però vorrei prima di tutto allontanarmi un po' da una definizione che Gino Paoli mi ha assegnato. Dogmatico. Dogmatico. Io lo sapevo, però ho detto tanto lo dice lui. Perché, quindi ho detto, cioè... perché proprio dogmatico potrebbe anche andar bene per un teologo, ma nel senso usato dai teologi. Nel senso invece dell'accezione popolare, quell'altra accezione, per questo allora mi sta meno bene, perché caratteristico proprio del credere è, proprio perché non è equiparabile semplicemente a un'esperienza di tipo, diciamo, geometrico, di tipo matematico, un'adesione quindi che ha teoremi in sé evidenti, con un'evidenza che è quasi meccanica, ma è invece piuttosto un'esperienza di intelligenza e di amore, di interiorità, comprende anche assolutamente i momenti oscuri, i momenti di silenzio. Guardi che se prendiamo il testo sacro per eccellenza, proviamo ad aprire le prime pagine, ci incontriamo con Abramo che sta salendo il monte Moria stringendo nella mano la mano di suo ragazzo, del suo ragazzo, con un precetto divino assolutamente scandaloso, che per lui è assurdo: devi uccidere il figlio che ti ha dato lui, che ti ha promesso. Andiamo un po' più avanti, troviamo la figura di Giobbe che arriva al punto persino di usare la blasfemia. C'è una frase di Lutero che è straordinaria a questo riguardo, e diceva: Dio gradisce molto di più certe volte le bestemmie dell'uomo disperato rispetto alle lodi compassate del borghese ben pensante la domenica mattina durante il culto. Quindi c'è, e Giobbe è un grande credente, alla fine incontra Dio. Abbiamo persino uno che è quasi un po' fratello suo. Lei non ha mai letto forse questo libro biblico, invece Beppe Severini lo conosce, ed è il Coelet, l'Ecclesiaste. È una figura di una persona la quale è in crisi di sapienza, in crisi di senso, ed è però pur sempre nella Bibbia, che sarebbe il libro dei credenti per eccellenza. Per questo motivo direi che la storia del credente vero è una storia faticosa che comprende la luce, certamente, che può essere non riconosciuta, ma che comprende anche molti momenti di tenebre e di oscurità. Questo era per quanto riguarda, ma avrei voluto dire altro su questo tema e forse adesso ritorneremo. Dico una cosa musicale che secondo me lui forse non la sa, lui sa tutto, quasi tutto, ma questa, che l'Ecclesiaste è stata l'ispirazione per una canzone bellissima dei Birds che si chiama Turn, Turn, Turn. Sì, la conosco. Ecco, sapevo. Cioè, ma dico, ma... L'ho citata anche in un testo. Ah, sì, citato... l'ho citato in un testo. Comunque, è bella. A conferma di che io non ho una grande scienza, insomma, anzi, in questo campo... Ho letto la Bibbia, chiaramente, come ho letto il Corano, come ho letto diverse cose per capire, perché non credo che sia giusto decidere se sì o se no, se non si sa. Credo che la libertà nasca dalla conoscenza, quindi la libertà di decidere sta a te, ma sta a te dopo che hai conosciuto, mica prima. E non si può tenere per Dio o tenere contro Dio come si tiene per Genova e per la Sampdoria, non è possibile, questo è da stupidi. Io ho conosciuto gli uomini di fede, e anzi, uno degli uomini che è stato importante per me nella mia vita è stato un prete che era il mio professore di filosofia e lettere, che si chiamava Padre Lazzaroni, uno scolopio, ed è stato molto importante. Ho conosciuto diversi uomini di fede. Io, da quelle persone che erano effettivamente gli uomini di fede, ho capito che la fede passa attraverso il dubbio, cioè soltanto il dubbio può portare alla fede, non c'è possibilità di sicurezze, le certezze non sono della fede, sono i dubbi quelli che portano alla fede. Eh beh, io vorrei dire allora proprio in questa linea, dato che lei ha citato all'inizio Montanelli. Anch'io l'ho conosciuto Montanelli
E devo dire che la conoscenza con lui è avvenuta attraverso un incontro serale, lui durante una cena con altre persone, lui aveva chiesto esplicitamente di non farmi sapere che desiderava conoscermi per evitare quasi che si esprimesse il desiderio di una fede o meno. E però alla fine ci siamo trovati vicini. E io gli ho, così nel discorso, gli ho citato una frase di uno scrittore francese, Julien Green, lo scrittore, che io uso spesso proprio come emblema e che lui poi subito il giorno dopo ha messo nella sua stanza, due giorni dopo, nella sua stanza. Ed è questa: finché, per la religione proprio lo diceva, finché si è inquieti si può stare tranquilli. Ecco, e questo credo sia un po' la... Io direi anche di più: finché si è inquieti si è vivi. Mi è piaciuto, non so se vi siete accorti che... Mi ha fatto piacere ricordare Montanelli e poi praticamente ha citato la stanza, questa... ha citato Gino Paoli, il cielo in una stanza quel giorno, vede? Tutto è tiene, vero, tutto è vero, tiene. Questo è un altro testo. No, comunque la... Io andai a conoscere Montanelli nel suo 80° compleanno, credo, e devo dire con grande orgoglio che lui mi ha salutato dicendo: ah, il grande poeta. E Montanelli, sono sicuro che gli fa piacere, non era previsto di città, mi è venuto, io l'ho visto negli ultimi anni estremamente, poi aveva anche il suo amore toscano, era arrabbiatissimo, perché non mi ha dato la fede? Deve spiegarmi perché non mi ha dato la fede, il soggetto potete immaginare chi fosse. Era una persona, cioè non si capisce mai quando un pregio diventa un difetto, non, il pregio è anche un difetto, dipende dove diventa difetto. Diciamo per esempio il pregio della tolleranza, a che punto diventa un difetto sopportare certe cose? Il valore dell'onore, quando un segno così positivo diventa negativo? Cioè, qual è? Cioè, il dubbio, e qui torniamo alla solita storia, il dubbio quando diventa un freno? Certo. La stessa cosa riguarda anche per il vizio e la virtù, perché se noi guardiamo, è stato detto giustamente che noi abbiamo da un lato il carbone e dall'altro il diamante, entrambi hanno la stessa base, il carbonio, e sono agli estremi. Pensiamo ad esempio a un vizio quasi... Prendiamo il vizio più, diciamo, più clamoroso a livello popolare, il maggiore è la superbia di per sé, la lussuria. La lussuria parte da una virtù, e la virtù è quella, se si vuole, dell'amore, dell'eros, anche, che è poesia. Certo, questa cosa della superbia. Che, beh, quella superbia ha maggior ragione. Che poi è lì è la cosa peggiore, perché parte dall'orgoglio. La superbia, che è l'orgoglio, che è un fatto assolutamente positivo, assolutamente nobile. Poi Dio butta nell'inferno gli angeli per il peccato d'orgoglio. Sì, sì, certamente. Io devo rispondere però ancora alla domanda sulle canzoni, perché devo dire, anche se devo riconoscere che io conosco poco le sue canzoni... Aia. Devo essere sincero, ho detto che quindi... No, ma il poco, lo rispiego, il poco suo umile. Non è il poco nostro, si fidi, è un altro poco. No, no, perché Sapore di Sale lo conosco, e così anche con... Però non sa chi... No, se lei sa chi ha ispirato Sapore di Sale, perché io lo so. Ah, sì? No, io so chi ha fatto la musica, che è un mio amico, Morricone. L'arrangiamento, sì. L'arrangiamento, Lo diciamo da chi è respirato, no, da Sapore di Sale? Almeno... Non lo so neanche. Ma l'ha detto in un'intervista? non è vero, adesso l'ho detto in un'intervista, allora il mio collega ha scritto... Cosa dicevi?
conosceva dei giornalisti lei? No, cito, intervista dell'Espresso per i suoi 80 anni, una bella intervista in cui diceva che era ispirata a Ursula Andres che esce dall'acqua del mare. Ho salvato il collega dell'Espresso. No, credo che, cioè, tutti hanno sempre detto altre cose. In effetti l'unica immagine, perché non è Ursula Andres, è l'immagine... C'era un'immagine in questo film che era 007, il primo, c'era questa immagine straordinaria di Ursula Andrews che aveva un costume che oggi sembrerebbe ascellare, però usciva dall'acqua e era questa immagine straordinaria. Io sembrava una donna alta 2 metri, poi l'ho conosciuta, è alta così, però ecco, era una cosa straordinaria. E se c'era una cosa che poteva ispirare questa visione del mare eccetera, è proprio quella, è un'immagine più che Ursula. No, sono contento. Voglio dire, guardi che tra l'altro parlare di questi discorsi non è per... stiamo parlando, lui, le sue grandi passioni sono Pascal, Agostino, Kierkegaard, e ho letto un'intervista che cita Henry Miller, quindi non so se mi spiego, è un insolito, poco dogmatico. No, io sono più per Schopenhauer, però va bene. Beh, anche per Schopenhauer, mi interesserebbe. No, la domanda era, la ripeto, se in alcune, io l'ho trovata in quella canzone, ma ci sono, non so, una canzone di Battiato, e ti vengo a cercare, ecco. Cioè, trovo che in alcune canzoni, quella ho citato la sua... De André. Che cosa c'è, o De André, o E ti vengo a cercare di Battiato, in cui io trovo, sono delle canzoni, mi sembra di trovarci qualcosa di mistico, magari sono io che sono troppo suscettibile o troppo... No, ma io direi che ci sono certamente delle canzoni già esplicitamente mistiche, tra virgolette. Pensiamo Leonard Cohen, per esempio, è chiaro che già si muove, Bob Dylan alcune volte... Si muove, qui è stato a Bologna nel 97, lo ricordavo nell'intervista, l'ho ascoltato qui davanti a Giovanni Paolo II, un po' basito forse di fronte al menestrello. Ma, e questo è esplicito, negli altri casi è vero quello che diceva lui, e quindi può essere vero anche, e cercherò adesso di conoscere di più, c'è anche l'implicito. Perché la poesia di sua natura è sorella della fede, perché cerca sempre l'oltre l'altro, non si ferma alla superficie delle cose. La poesia, per cominciare, è un fatto evocativo e che lascia correre l'immaginazione di chi ascolta. In effetti non è quello che è scritto, ma quello che non è scritto, non è il detto ma il non detto, e quindi in un certo senso, in un certo modo è mistica. E comunque sia, sempre la poesia è surreale, quindi essendo surreale, in qualche maniera il surrealismo non è nato col movimento, è sempre stato, il surrealismo è un dato dell'arte in genere, quindi dell'arte in genere, certamente. Sì, sì, tant'è vero che lui aveva citato prima Miller. Per Miller, al di là dei suoi, di quanto è più... noto, diciamo, al grosso pubblico per il Tropico del Cancro, il Tropico del Capricorno. Io ho letto tutto di Miller. Ah, quindi Compagni di Sbronza. Cioè. E c'è anche, però, c'è un libro forse che... Sì, di Bukowski. C'è un libro che è significativo, è un piccolo saggio che lui ha scritto, La Sapienza del Cuore, che ha questa definizione curiosa, lui che non era credente, anzi era abbastanza feroce. La sua definizione è questa, dice, l'arte e la religione non servono a nulla, tranne che a mostrare il senso della vita. Insomma, è anche wild questo, cioè, voglio dire... è anche wild. Comunque forse il libro più vicino alla religione che ha fatto Henry Miller è Il sorriso più del ciel, Il sorriso più della scala. Quello è, secondo me, il più alto da quel punto di vista qui. Dal punto di vista mistico lui è lì, si scopre proprio, perché in effetti lui aveva un'ansia di misticismo, non c'è niente da fare, anche se lo buttava dentro alle cose più, cercava attraverso la depravazione la salvazione, come tanti altri suoi colleghi, da San Francesco al resto, insomma. Prima c'è questa voglia di affondare nella melma per
risorgere in qualche maniera. Questo è dei mistici in generale. Quando eravamo su, lei ha detto una cosa molto bella che volevo dire anche a chi è qui con noi oggi. Parlavamo della, siccome è dedicato al tempo, non è che dobbiamo parlare strettamente sul tema, però questo Cortile dei Gentili, il titolo è sul tempo, e parlavamo della vita. Io ho scritto un libro che si chiama La vita è un viaggio, e lui mi ha ricordato che in un antico ebraico di Cana vita e viaggio hanno la stessa radice, Derek, cioè non si può dire niente che lui scopre che è sempre una cosa avanti. E il commento di Gino Paoli era stato: secondo me la vita è l'arte degli incontri. E visto che è dedicata al tempo, volevo che non abbiamo avuto tempo, poi siamo scesi da voi e non ho potuto fargli la domanda che gli faccio adesso, faccio ora col microfono. È un'idea molto bella, mi convince, però volevo che me la spiegasse un po'. L'idea non è mia, è il titolo di una raccolta, ed è una cosa che diceva sempre un mio amico che si chiama Vinicius de Moraes, che diceva: la vita è l'arte dell'incontro. E perché? Perché attraverso, cioè, potrei dire è l'arte della scelta, che poi è la stessa cosa, ma perché sono gli incontri che ti arricchiscono, che magari ti rovinano. È l'incontro quello che decide la tua vita. Che so io, per il cardinale Ravasi può essere l'incontro con la fede, per un altro può essere l'incontro con una donna, per l'altro può essere l'incontro con un amico, e vai avanti, e tutto dipende dagli incontri che fai. E da una parte dipende da te, e dall'altra parte dipende dalla fortuna. Io ho detto in tutte le maniere, quando mi hanno chiesto cosa pensi della tua vita, io sono felice perché ho avuto una gran fortuna, perché ho incontrato persone straordinarie sempre, che mi hanno dato molto, mi hanno sempre dato molto, non so quanto ho dato io, ma le persone che ho incontrato mi hanno sempre dato moltissimo, e quindi sono stato fortunato. L'altro ieri avevo una mia moglie mi ha fatto una festa con 180 persone, io volevo passarla sotto silenzio, il discorso degli 80 anni, proprio volevo che non lo sapesse nessuno, e volevo andare via più che altro. Invece mia moglie ha invitato 180 amici, e mi sono reso conto di una cosa, che la mia ricchezza è quella lì, che la mia ricchezza sono gli amici, la ricchezza di un uomo sono gli amici che ha, questa è la ricchezza di un uomo. Oddio, adesso visto che siamo qua e che c'è il cardinale Ravasi, potrebbe essere anche la ricchezza, può essere la fede, sono due facce della stessa medaglia, tutto sommato. Lei ha un amico piuttosto importante, forse le basta per tutti gli altri, io invece ho bisogno di tanti amici. Siano necessari anche gli altri. No, ma è vero, forse io vorrei aggiungere la parte speculare oscura quasi, e una delle grandi malattie del nostro tempo è proprio quello dell'isolamento, la solitudine. E difatti, quando, non so, io spero che nessuno qui abbia nella famiglia, quando hanno un bambino autistico, ragazzo autistico, e lì proprio diventa il simbolo per molti aspetti di una esperienza che si vive nell'interno delle grosse città, nell'interno dei grandi spazi. Quando hai, per esempio, a quest'ora, oggi è sabato, c'è una persona, sicuramente c'è una persona nell'interno di un condominio davanti a un telefono che aspetta che il telefono suoni, perché se suona vuol dire che c'è ancora qualcuno che si ricorda di noi. Il telefono di solito disturba, o il campanello di casa, e invece inesorabilmente resterà muto, e resterà muto anche domani, che è domenica, e perché non avrà nessun incontro, e magari una persona anziana, una persona malata, uno straniero, uno che non ha quasi più nessuno. E qui c'è stato ancora i poeti che servono a dire questa cosa. Giorgio Caproni, che è stato un poeta straordinario. Abbiamo quindi dei... Volevo portare una cosa sulla solitudine uguale a Dio, non so se l'ha letta quella cosa. Il microfono. C'è una,
c'è una frase di Caproni che adesso purtroppo io non so, che è bellissima, comunque gliela manderò. Su Dio ne ha scritte molte, anche Dio a furia di insistere cerca di esistere. E poi anche quando si invoca, sforzati di esistere. La sua è questa, l'immagine proprio dell'assenza dell'incontro. C'è una persona, lui immagina una persona sola davanti a una parete in una casa, coi suoi torti, con le sue ragioni, a parlare ai morti. Ecco, questa è proprio la vera povertà della vita. Però insomma, da un'altra parte ci sono persone che si occupano di queste persone, perché proprio la solitudine di un altro può muovere quella pietas che c'è dentro le persone. E ci sono, io so, a Milano per esempio c'è un gruppo di persone che la domenica mattina, io stavo in piazza Sarzana a Milano, e davanti, da questa parte ci sono delle case, insomma case, dall'altra parte ci sono questi casermoni dove ci sono dei vecchietti che vivono da soli, eccetera, e vedevo arrivare questa gente che la domenica vanno a trovarli a fare due chiacchiere, eccetera, perché per ogni male, ogni sbaglio crea il bene, in qualche maniera. Io amo una persona non per le sue virtù, per i suoi successi. Io amo una persona per la sua fragilità, per i suoi sbagli, per le sue puttanate, scusi, per le sue puttanate, tanto un termine buono. E secondo me, in fondo, ha una sua funzione anche quella cosa triste che è la solitudine, ha una sua funzione nei confronti di quelli che hanno voglia ancora di avere generosità. E credo che uno dei meriti più grossi che una persona abbia, per quanto riguarda me, è la sua generosità umana. E questa generosità di solito viene esaltata proprio dal male, dalla solitudine, dalla disgrazia, dall'autismo, eccetera. Certo. Io conosco molta gente, io ero molto amico con Don Gallo, e Don Gallo era uno che era in contatto con tutti i disgraziati di Genova, tutti, li conosceva tutti uno per uno. Ed era quel bene lì, nasceva dalla tristezza, dall'autismo, dalla depravazione, dall'emarginazione, dalla droga, eccetera. Però cosa faceva questa droga, questi disadattati? Esaltavano la generosità degli altri e quindi in qualche maniera diventavano positivi. Credo che dal bene viene il male e dal male, certo, viene il bene. Sì, certo. Purtroppo i fiori del male. Lì è molto importante la lezione del mondo orientale, che dove non c'è mai competizione, non c'è mai il bene da una parte e il male dall'altra, ma è qualche cosa che sta tutto dentro lo stesso pacco. Ma e poi anche di per sé la solitudine, aveva fatto un cenno lei, la solitudine è anche una necessità. Guai alla persona che è una dieta dell'anima, la solitudine, e guai, purtroppo vediamo la difficoltà, e questo è triste secondo me, soprattutto nelle giovani generazioni che paradossalmente sono isolate, le isole, e che però hanno paura di restare soli, quindi la moltiplicazione anche del rumore, la solitudine diventa una necessità. Io ho l'impressione che la solitudine sia sempre negativa, ma io credo che è bellissimo essere soli se c'è qualcuno che ti ama da qualche parte. Cioè, soli va bene, però voglio dire, a me piace molto la solitudine. Io sono una persona che ama la solitudine, però la solitudine è con persone da qualche parte che mi amano, a cui posso ricorrere continuamente. No, io intendevo in un'altra maniera, però avere dei momenti in cui si è soli per ritrovare se stessi, certo. Ecco, questo è ovvio, che hai sempre, se hai il fondale, allora non sei isolato, ma solo ma non isolato. Solo ma non isolato. Lasciamo chiedere qualcosa anche. Sì, che vorremmo... No, ma io ero... Lei cosa dice del tempo? Mi dia un termine del tempo, una sua frase che perché
Non ci sta facendo nessuna intervista, almeno. No, altri. Prima di tutte le domande le ho fatte, ma lei non sa la gioia mia nel vedere voi che parlate. Io sono qui per aiutare voi, mi sono anche, qualcuno l'ha notato, mi sto spostando sempre più indietro, devo anche stare attento a non cadere là, perché io ho esordito dicendo che, conoscendo il cardinale Ravasi, conoscendo lei, da quello che ho letto di lei, delle cose che conosco il suo lavoro, ero convinto di non è. All'inizio magari serve, ma è così bello vedervi parlare, non è necessario. Ho visto che bravo come ho girato la domanda sul tempo, che era bestiale, non faccio queste cose qua. Allora, una domanda, allora, quando ci siamo incontrati qualche mese fa, parlavamo di generosità, lei ha parlato adesso di generosità in maniera molto efficace, e mi ha ricordato, il cardinale Ravasi, mi ha ricordato che c'è una sola frase di Gesù Cristo che non è nei Vangeli, ma è negli Atti, ed è questa: c'è più generosità nel dare, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E cos'è? Atti 20:35, me lo sono scritto. Allora la domanda la faccio a lei, però, visto che viene da lei. Mi racconti, per un uomo di fede e di chiesa lo posso capire, mi racconti per noi, quindi nel mondo nostro, che è un mondo anche abbastanza autoreferenziale, egoistico, tutto il mondo dei media, un po' vanitoso, il mondo del musicale, degli artisti. Lei crede che noi abbiamo qualche speranza in questo senso? Perché siamo anche, io parlo per il mio mondo, è un mondo anche spesso egoista. E confesso che ogni volta che mi ricordo di questa frase, cerco di ricordare che alla fine quello che è stato fatto a me io lo posso fare con un ragazzo, una ragazza di 25-26 anni, aiutarli a entrare, e poi mi accorgo che sono più felice che quando li vedo partire che dopo un bel pezzo, dopo un libro e così via. Però ci è voluto un po', devo dire che non l'ho capito subito, ho passato come tanti di noi tanti anni molto concentrato su quello che facevo. Adesso alcuni magari non ci arrivano mai. La domanda è: nei nostri mestieri, un po' vanitosi, un po' egoisti, un po' personalistici, cosa dobbiamo fare per capire quella che è, secondo me, una bellissima frase e una grande verità, cioè che c'è più gioia nel dare che nel ricevere? Certo, i percorsi possono essere tanti, credo. Certamente l'affermazione di Cristo, citata da San Paolo, è probabilmente il succo di una sorta di legge costante sua, la legge cioè che è paradossale nell'economia, che è la legge del perdere per trovare. Se uno dona qualcosa, si priva di qualcosa, e se lo dà per amore, paradossalmente si arricchisce. È la logica dell'innamoramento anche. Quando, diceva giustamente Moriah, quando due innamorati cominciano a calcolare il valore dei doni che si sono fatti, è segno che stanno per lasciarsi. E quindi è fuor di dubbio che questa legge dell'amore, del donarsi, del donare qualcosa che ti rende poi felice nel dono, è la cartina di tornasole, io credo, sia un po' della fede, sia anche proprio dei valori, del grande valore dell'amore. Dall'altra parte vorrei dire che, dico solo quest'altra via, mi legherei in maniera particolare nell'atto del dono al legame, all'incontro dei volti, dei visi delle persone. Lo vorrei dire attraverso una parabola che è molto nota, una parabola tibetana in questo caso, che immagina una persona che sta camminando nel deserto, ha davanti a sé una lunga pista che si perde quasi all'orizzonte. A un certo momento, nell'interno di questa pista, vede in lontananza profilarsi una figura, e questa figura a prima vista sembra essere una bestia, una belva, una fiera del deserto. Cosa puoi fare nel deserto? Nient'altro. Non puoi andare a ripararti da qualche parte, vai avanti, e questa persona comincia già a guardare poco, atterrita quasi. Va avanti ancora, prosegue,
a un certo momento guarda ancora lontano e vede che questa figura che sembrava una bestia alla fine ha i contorni di una persona. È finita la paura? No, perché può essere un brigante, può essere un predone del deserto, quindi ancora l'incubo c'è. Allora lì la parabola dice che questa persona prosegue con un po' il terrore dentro di sé, quindi con la forma, calcolando tutte le possibilità per difendersi, che è il contrario dell'incontro. E che cosa fa? Prosegue senza... A un certo momento sente i passi dell'altro che sono sempre più vicini. Ormai è a un metro da lui. Alza gli occhi, lo guarda in volto ed ecco, dice questa parabola, era mio fratello che non vedevo da 20 anni. Ecco, questa idea, il donare vuol dire alla fine superare le paure e le distanze, superare la diversità. E attraverso proprio questo incontro dell'umanità, cioè il volto comune, si diventa alla fine capaci e felici di donare e di incontrarsi. Allora faccio una domanda io. Questo è una legge, cioè praticamente la domanda che faceva Severnini non riguarda l'artista, non può riguardare l'artista. L'artista, per sua... L'arte non si fa per avere, si fa per donare, si fa per dare. L'arte è una maniera di dare, non di avere. Quindi questo, quindi non... Però lei ha fatto un discorso straordinario, cioè questa parabola è una parabola straordinaria, cioè finché tu non guardi in faccia il tuo nemico, quando vedi il tuo nemico in faccia capisci che è tuo fratello. Questo è il sunto della cosa. Ma allora perché proprio Dio... Proprio le divinità, quella da una parte cattolica, e stiamo parlando del cattolicesimo di 200 anni fa, cioè quando il cattolicesimo serviva come bandiera per sterminare, eccetera. Il Corano oggi è il Dio musulmano che serve per il Dio turco che fa strage degli armeni, eccetera, eccetera. Perché proprio... E io sono convinto che se dovessi credere in un Dio sarebbe un Dio d'amore e basta. Cioè non potrebbe esserci altro Dio per me, perché non, un Dio di odio non lo potrei accettare, cioè preferisco essere senza. Allora, se dovessi accettare un Dio sarebbe un Dio d'amore. Allora, come mai nella storia dell'umanità è proprio attraverso Dio, o perlomeno l'adorazione di Dio, si è arrivati proprio a non guardare più in faccia il nemico? Perché questo lo stiamo facendo adesso. Cioè, non ci guardiamo più in faccia per vedere che siamo fratelli. Questa cosa è rimasta da qualche parte e si fa soltanto un discorso di contrapposizione violenta senza nessuna maniera di capirsi. Perché proprio quello è la chiave che ha fatto sì che attraverso i tempi si sia arrivato al contrario di quello che dice quella parabola. Sì, sì. Ma io comincerei dicendo, usando una battuta che è di un filosofo che era scettico, David Hume, il quale diceva: gli errori della filosofia sono sempre ridicoli. Gli errori della religione sono sempre pericolosi. Ecco, la religione, proprio perché è una realtà che coinvolge completamente la persona, non è soltanto ragione, è anche sentimento, passione, quando entra nell'interno della persona, di una persona, può essere deformata. Non dimentichiamo mai che questa è la concezione soprattutto occidentale e biblica, ma penso che sia fondamentale dell'antropologia. La persona umana ha come categoria fondamentale la libertà. Dio stesso lo crea, lo mette sotto, crea Adamo, lo mette sotto l'albero della conoscenza del bene e del male, solo, e gli dice: la morale è un dato oggettivo in sé o lo vuoi costruire tu? Di volta in volta. E Adamo strappa il frutto
della conoscenza del bene e male, decidendo, decido io ciò che è bene e ciò che è male secondo le mie circostanze. La libertà umana prende tra le mani questa fiamma, questa realtà che è di sua natura esplosiva in senso positivo anche, perché pensiamo agli atti straordinari che riesce a fare una persona autenticamente credente. Lei ha ricordato prima le grandi figure della storia della cristianità, insomma, ma anche dell'umanità che crede. Anche magari credenti non espliciti, che però hanno dentro di sé la fede in un valore. Questa realtà però può essere dalla libertà umana plasmata, trasformata e fatta diventare veramente un esplosivo, nel senso che proprio ti fa saltare, oppure ti introduce a deviazioni con delle motivazioni che sono motivazioni superiori, con l'alibi quindi della trascendenza che diventa invece uno strumento di perversione. Ecco, per questo motivo io direi che bisogna essere estremamente attenti quando si vive una religione. È molto più facile vivere, è molto più facile farsi morire per una religione che non viverla tutti i giorni in maniera coerente, continua, secondo quella legge che è stata ricordata prima. Ecco, per questo motivo credo proprio, come credente e come uomo che appartiene a una religione, di dire attenzione, la religione è pericolosa, non è solo grandiosa. Siamo completamente d'accordo sul fatto che la religione è pericolosa, cioè, assolutamente, però attenzione che anche quelli senza religione, ho l'impressione però che il discorso sia leggermente diverso, nel senso che finché la religione, diciamo finché la religione è un movimento umano, a questo punto non succede niente, anzi diventa straordinariamente positiva, perché porta a cose positive. Io ho l'impressione che invece la religione diventi pericolosa quando da movimento diventa potere. Quando diventa potere, ansia di potere, potere che su altre persone, potere su un numero di persone notevole, e allora il potere si lega con l'economia, il potere si lega con la politica, il potere si lega con tante cose. Allora io ho l'impressione che, perché accusare solo la religione di causare i disastri è abbastanza semplicistico, perché quella religione in quel momento era lo strumento del re di Spagna, era lo strumento del re Pico Pallino, cioè, oggi è lo strumento di qualcuno che cerca attraverso la religione, con la religione, di avere potere e di avere degli interessi specifici. Quindi secondo me, potrò essere fuori, però secondo me la religione diventa tanto pericolosa quando diventa potere. Prima sarei anche d'accordo che non è così negativa, ma la religione quando diventa potere, sì, a quel punto è assolutamente pericolosa. Almeno questa è la mia idea. Poi in quel momento, ma sì, ma è chiaro, ma è ancora quel discorso che facevo io, quando cioè la persona, però è una persona, vede, è l'uomo che impugna la religione, la fa diventare un vessillo, che sia un re o che sia anche magari il singolo modesto cittadino che usa, che finalizza la religione e i suoi interessi, è ancora la stessa. Questo sì, indubbiamente. E per questo motivo io credo che bisogna sempre essere sorvegliati nell'uso della religione come potere, come strumento comunque. Questo siamo perfettamente d'accordo. Quasi d'accordo. Stavo con tutto. Io adesso, tra poco lei continuerà a raccontare con la musica e gli strumenti che conosce bene. Quindi io c'è un'ultima. Una cosa sola, volevo dire. Lui ha scritto un libro, La vita è un viaggio. Ecco, la musica è un viaggio. La vita è un viaggio, la musica è un viaggio. La musica è un viaggio nell'astrazione, la musica è un viaggio nell'emozione. La musica è veramente un viaggio. Allora, tanto è vero che voglio anch'io finire con la musica, allora.
Allora, la domanda che volevo fare, che non era una domanda musicale, che avrebbe cambiato un po' il pH della... non la faccio, la faccio dopo, perché è un dubbio che ho io, gliela faccio dopo, personal, privatamente. Chiudiamo con la musica e poi l'ascoltiamo. Ecco, sì. No, sulla musica, io naturalmente entro nel mio mondo che conosco di più, che è il mondo della tradizione ebraica, della tradizione biblica. In questo caso c'è Bibbia e giudaismo messo insieme. Ed è la descrizione del come è nata la musica. C'è nella Bibbia una scena, nella Bibbia c'è anche la musica in maniera molto ampia, tra l'altro nel Salterio, per esempio, e sono tutte testi da cantare. C'è una visione che ha Giacobbe, uno dei grandi patriarchi di Israele. Quella visione, che è descritta nel capitolo 28 della Genesi, una notte lui sta fuggendo dall'ira di suo fratello Esaù, che lo vuole eliminare perché gli ha fatto uno sgambetto per l'eredità, e arriva in questo luogo che si chiama Betel, casa di Dio. Dorme su una pietra nella notte, e nella notte ha una visione. Questa visione è: gli angeli fanno scendere una scala dal cielo alla terra e scendono. In pratica gli angeli sono come gli ambasciatori di Dio, che portano un messaggio e fanno una promessa: lui, ritornerai ancora in questa terra e sarai una nazione intera allora. E fin qui la Bibbia. La tradizione giudaica è andata avanti e ha immaginato questo: gli angeli, dopo aver dato il messaggio a Giacobbe, si ritirano in cielo. Solo che si dimenticano di una cosa, di ritirare la scala. E questa scala è rimasta sulla terra. E la tradizione giudaica dice: è la scala musicale. È il modo per raggiungere Dio. La scala sulla quale ascendere verso l'eterno e l'infinito.